ragazzi, nuovo video qua su Clash Royale. Oggi siamo qui in compagnia di Zerek, perché mi ha detto che anche lui ci gioca. Non è troppo forte, giusto Zerek? No, ma che sono Arena 1, l'ho installato ieri sera, Zerek. Ah, l'hai installato ieri sera, perfetto. Vabbè, anch'io l'ho installato ieri sera, però dai, fa niente. Io in realtà sono Arena 4, ci avrò giocato un pochino di più. Comunque, oggi ti vado ad invitare. Vedrò se sei all'altezza di entrare nel mio clan. Ti dico la verità, vedremo. Va bene. L'esilio infinito, vabbè. No, aspetta, non so cosa ho fatto. Va bene, va benissimo anche l'esilio infinito. Va benissimo l'esilio infinito. Sì, ma tanto io sono scarso. Ok. Allora, qui ognuno ha le sue carte, perfetto. Sì. Ok, perfetto. No, ma cioè ti spiego, io in pratica gioco da ieri, quindi nel senso non so. Zerek, ma che cazzo? Zerek, ma che cavolo di carte? Zerek, ma che carte sono? Non lo so nemmeno. Zerek, ma che? Zerek, ma non vale. Zerek! Dimmi. Fra! Ma che carte sono qua? Zerek! Ma che cavolo? Fra! Ma come? No, aspetta, Zerek. Ma dimmi. Ma come fai? Tu mi stai prendendo in giro? Tu non sei Arena 1, è impossibile. Come no? Te lo giuro. Sono Arena 2. Non sei neanche Arena 2. Rifacciamo un'altra. Fammi mettere l'amichevole quella lì classica. Battaglia 1 versus 1. Accetta, sbrigati. Aspetta un secondo. Battaglia 1 versus 1. Tu hai 4337 coppe. C'è scritto in alto a sinistra. No, ma fra, è un bug di gioco. Infame che non sei alto. Tu hai 4300 e passa coppe. No. Sì. No, è un bug, niente. È un bug. Ma che bug? Yes. Come faccio io a contrastarti? Ma quanto fa? No, fra, a parte gli scherzi, dai. Fra, è impossibile. Allora, a parte il fatto che le tue barriere lì, le tue torri hanno 10.000 volte in più rispetto a me. Perché abbiamo la stessa vita in questa modalità. Tutte le carte a 9. Anzi, ho pure le carte depotenziate, figurati. Ma come? C'ho il 11. Zerek, è impossibile. Mi hai fatto troppo danno, Fra. È impossibile. Mi hai fatto veramente. Te lo giuro, sono tutte carte a 9. Non posso averle di più. È questa Fra, modalità. Allora ti sto facendo anch'io la torre adesso. Scarso che non sei altro. Sì, non ti preoccupare. Pippa atomica che non sei altro. Ok, va bene. Sì, vai, fai la torre, vai. Sì. Adesso ti faccio la torre. Non preoccuparti, volevi tanto fare il figo, 4.000 passacoppe. Tu e questa tua tattica mi ha veramente stufato, Zerek, ti dico la verità. Mi ha veramente stufato. Dici. Perché io non ho le carte, non ho carte che riescono a contrastarti, Fra, non vale. Io guardo. No, Fra, io non ho carte che riescono a contrastarti perché io ho carte più vecchie. Questa cosa qui non vale, No, Fra, questo a parte. Guarda, ti dico, per essere gentile ti butto un mastino tra un po'. Proprio come regalino. Cos'è che mi butti? Un mastino. Cos'è un mastino? Non l'hai mai visto? Fra, io gioco da ieri sera. E questa è quella. Guarda, te lo assicuro, diventerà il tuo migliore amico appena lo vedi. Cos'è il mastino? Fammelo vedere. Aspetta, costa un po' di elisir. Cosa vuol dire costa appena un po' di 7. Che ragazzi, non so cos'è un mastino, però spero non sia niente di forte. Guarda, dopo ti metto il gigante elettrico. Sicuramente ti piace. Guarda. Ma Zerek, cos'è il gigante elettrico e il mastino? Questa cosa che io non riesco a capire. Allora, il gigante elettrico, te lo giuro, è una carta che posso. Ma che cavolo è questa schifezza? Ma che cavolo è questa schifezza che mi hai appena messo? Fra, ma è una delle cose più lente nella storia dell'universo. Oh, ma quanto danno fa? Ma Fra, ma che cavolo? Zerbian. Fra, ma quanto fa? Ma 1000 di danno al colpo fa questo robo. Ma che... No, in realtà erano gli scheletrini sotto, lui fa poco danno. Quando esplode che è forte. Vabbè, ragazzi, io direi che Zerek, vabbè, diciamo che sei all'altezza per entrare nel mio clan che farò tra poco. Sei all'altezza, quindi... Sei all'altezza. Quindi dai, direi che è arrivato il momento, Zerek, di creare il clan. Poi ci facciamo anche una bella partita, perché voglio vedere se effettivamente sei all'altezza. Ok, quindi perché devi pure testarmi dopo che t'ho fatto 2-0. Fra, effettivamente dai, sì, effettivamente sì. Nome del clan Zerbian Clan. Cosa ne pensi? Dai, carino, ma, Carino. Secondo me è molto bello. Ora, poi aspetta perché dobbiamo anche scegliere. Devo anche scegliere che cavolo di stemma utilizzare. Uno stemma da figo che della ecco, questo qui sembra uno stemma proprio da figo spaventoso. Qui veramente sembra proprio uno stemma bellissimo. Allora, descrizione. Questa è molto difficile. Fammi pensare a una bella descrizione. Ovviamente la descrizione è: se non fai parte della Zerbian Family non puoi entrare. Come fai a far parte della Zerbian Family? Ovviamente iscrivetevi al canale e attivando la campanellina ai miei video. Ora, tipo di clan aperto, no, mettiamo solo su invito, no, come faccio a mettere tipo che loro mi mandano le richieste, io le accetto? Solo su invito, ok, perfetto, solo su invito, ci sta. Trofei necessari, Zerek, vogliamo pro player nel nostro clan? Beh, come minimo, allora, io direi 4.000 trofei in su, dai. 4.000 trofei in su, va bene, tanto io tra poco arriverò a 4.000 trofei, poi in caso ovviamente dopo si può cambiare, giusto? Sì, penso di sì. Ok, perfetto, qui, poi posizione, ovviamente dobbiamo mettere Italia. Ci siamo, Zerek, è arrivato il momento, crea clan. Boh!
Clan creato. Attenzione, ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Il clan si chiama appunto Zelbian Clan. Se volete, ragazzi, potete entrare. Accetterò un po' di richieste. Farò entrare un pochino di gente. Diventeremo il clan più forte del mondo su Clash Royale. E non sto scherzando, no, raga. Spero di sì. Comunque ci impegneremo, ragazzi. Diventeremo un clan forte. Ora, però, raga, altra partita. Zerk, mi devi cariare. Va bene? Zerk, mi raccomando, Ti devo insegnare come si gioca? Ti devo insegnare? Allora, io insegnare come si gioca. No, allora, iniziamo dalla cosa base. Tu mettimi il draghetto dietro, dai. Ok, dai, ti metto il draghettino dietro, ma solo perché voglio farlo, non perché mi hai appena detto di farlo. Sì, preparo anche la palla di fuoco. Bang! Guarda, voglio lancio. Mamma mia, se sono forte. Ho mancato tutto. Li ho mancati, fra. Sì, hai mancato tutto. Ho mancato tutto quello che potevo mancare, l'ho mancato. Perfetto. Ma questo qui è il cavaliere fortissimo. Fermo, fermo, fermo. Guarda qua, guarda cosa gli metto ora. Boom! Scheletrini. Mamma mia. Ti ho salvato qua, Zerk, che ti ho salvato sì, a dir poco. È proprio tantissimo. Qua via. A dir poco ti ho salvato. Ok. Allora, Zerk, nulla. Non butto nulla, sei sicuro? No, tranquillo. Anche perché ho zero elisir, quindi non è che potevo buttare più di tanto. Bang, tranquillo, ci metto io qui un mini pack che va a salvare tutti. Mamma mia, quanto è forte il mio mini pack, ha one shottato. Ok. Ok, metto la furia. Bravo, bravo, metti la furia, Zerk, fai furia il mio mini pack. È stata la cosa più inutile della storia, la tua furia. Me lo sei, non penso che si infuria molto. È stata proprio la cosa. Butta il log del barbaro. E non ce l'ho il log, cioè ce l'avevo, ma c'è stato un piccolo problema tecnico, quindi non sono riuscito a buttarlo in tempo, capito? Infatti hai fatto prendere un sacco di danni. Ma tranquillo, Zerk, non preoccuparti, ricordati che comunque ci sono ancora io. Allora, fermo. Vabbè, allora. No, questa partita qui fra la dobbiamo vincere, fidati. Pensiamo col cervello, Zerk. So che per te è difficile, ma pensiamo. Allora, dobbiamo fare una bella combo. Io ho il draghetto pronto e il pecca grosso da 7 di elisir. Io metterò il pecca grosso da 7 di elisir. Tu me lo devi raddoppiare con lo specchio, ok? Così diventano due. E sono fortissimi. Lo specchio funziona solo con le mie carte. Caso mai ti metto la strega dietro. Vai, ok, vai, boom. Qua. No, ho sbagliato. Ho messo il draghetto. Vabbè, ho sbagliato. Va benissimo comunque. Ok, vai, devi aspettare un attimo il mio pecca. Allora, devi aspettare un secondo il mio pecca. Fra. Che metto io stop alle streghe, vai. Ok, aspetta che sto per mettere il mio pecca. Aspetta che lo sto per piazzare. Veloce. Piazzato. Ok, c'è, mi sa. C'è, vai. C'è, Zerk. Due streghe. Doppia strega, let's go. Si va. Questa torre è nostra, fra. Questa torre è nostra. Voglio 6 streghe, fra. 7 streghe. 9 streghe. Sì, vabbè, ho capito. Ho messo gli sbigottini lì. Ma come ha fatto a morire il mio robo, fra? Perché è livello 6. Fa veramente schifo, Zerk. No, fra. Io ero convintissimo. Ho usato. No, ma non è giusto. Qui la gente ha le carte a livello troppo alto, fra. Cioè, come cavolo facciamo a vincere? Diciamo che siamo un po' sbilanciati, in effetti, perché tu hai le carte bassissime e ce l'ho già troppo livello. Ho le carte basse io, fra, ecco perché perdiamo. Se no gli distruggiamo tutti, fra, è solo per questo motivo. Dai, c'è talmente tanta di quella roba che veramente non so come possiamo perdere adesso, fra, C'è troppa roba. C'è veramente. Sì, ho buttato tutto di più. C'ho pure la healer a 12, dai. Ho buttato tutto. Zerk, quella torre lì è nostra. Vai, per forza. Quella torre lì è per forza. Vai, okay, per forza nostra, per forza nostra. Sì, nostra. Ok, let's go. Butto una palla di fuoco che gli becca il tipo che sta. Vai. Perfetto. Butta tutto, Zerk. Metti. Vai, sto buttando tutto. Fra di te devi fare una mezza. Butta così tanta roba. Attenzione. Vai. Mamma mia, tutto merito mio. Volevi dire merito mio? No, vabbè, aspetta. Fai gioca ancora, Zerk. Fai gioca ancora. Effettivamente è stato tutto merito mio. Qui l'ho giocata veramente bene. Se non c'ero io, fra giuro. Cioè, ma. No, se non c'eri tu, probabilmente avevo doppio dell'Easier e vincevo da solo. Vabbè, Zerk, stai zitto. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se volete altri video di questo tipo. Cura. Metti gli scheletrini. Scheletrini, tranquillissimo, Zerk. Ci penso io. Ok, guarda cosa ti metto anche. Boom! Mamma mia, guarda cosa ti ho messo, fra. Fa schifo al 6. Non fa schifo al 6, è lo stesso forte. Sei tu che non capisci assolutamente niente. Fidati, Zerk, fidati. Se questo qui va in torre, può essere anche. Mamma, perché gli fa così poco danno alla Valchiria? Fra, ma non gli fa niente alla Valchiria, fra. T'ho detto, è livello 6, fa troppo poco danno. È come se non lightasse neanche. No, ragazzi, devo assolutamente potenziarmi le carte. Prossimi video, mega chest opening unboxing. Come si chiama, raga? Per forza, devo assolutamente potenziarmi le carte. Perché guarda, veramente. Ma che c'era il mio boia e la mia cosa. Zerk, guarda intanto che ha appena distrutto la torre e il mio draghetto. Senza il mio draghetto non avresti fatto assolutamente niente. Pensate che fortuna il draghetto. Tutto merito mio, meno male che c'era il mio draghetto. Fermo, adesso ci penso io, Zerk, non preoccuparti. Vai. Allora, fermo, fammi non fra me. Non buttare carta a caso. Non buttare carta a caso, tranquillo, fammi ragionare. Allora, partiamo da in fondo con il barile. Non si parte. Tranquillo. Non buttare nulla, non abbiamo elisir. Tranquillo, Zerk, sto ragionando. Vedi, il barile è stato buttato due. Guarda qua cosa gli faccio a questo qui. Ora sì. Vedi, ci pensa 6 volte prima di rilanciare di nuovo questo cavallino qui, questo robo qua. Ora, partiamo subito l'attacco, Zerk. Metto un po' di roba. Torre centrale, si punta la torre centrale, vai. Vai, forza Zerk.
Vai, mamma mia, se l'hai distrutto il tuo robo. Ma quanto danno fa quel robo lì che hai tu? Scusa. È fortissimo. Come si chiama? Lui. Gran Cavaliere. Gran... Ti dicevo che era fortissimo. Ma quando è che si sblocca? Forte. Quando è che si sblocca? Già all'arena 7, se non erro. Già all'arena 7, sono 6 arene più indietro. Vabbè, fa niente. Vabbè, comunque. Sono poche coppe. Metti mini pack, metti mini pack. C'è stato un piccolo problema tecnico e ho sbagliato a cliccare. No, fra un piccolissimo problema. Ecco, guarda quanto danno fa sto coso, dato che tu non hai messo i mini pack, vai. Ma fatto tutta la torre da solo. Fra, ma per forza, io ti avevo detto, metti i mini pack, Zach. Tu no, non hai messo non ce l'ho. Io te l'ho detto di mettere i mini pack. Sì, Zach, dai, perché devi dire? Ringrazio soltanto che ho fatto un piccolo errore, mi sa. Bruciato tutti gli scheletrini. Vabbè, è tutto secondo i piani, vai tranquillo. Allora, capito, dai, butta il Gran Cavaliere. Dai, butta il Gran Cavaliere, Zara, che siamo a posto. Ma quanti Elisir costa fra sto robo? 7 di Elisir, è fortissimo, ora abbiamo vinto, vai. Perfetto. Oh, raga, devo sbloccare anch'io questo Gran Cavaliere, è troppo forte. Mamma mia. Zach, devo ammettere che non sono stato veramente bravo. Tu sei stato un pochino scherzetto. Io me la sono cavata abbastanza bene, vincendo e portando avanti il nome dello Zerbian Clan. Ragazzi, mi raccomando, se volete appunto potete entrare in questo clan e accetterò un bel po' di persone. Diventeremo delle bestie, ragazzi. Adesso io inizierò a shoppare, a giocare un sacco. Diventeremo fortissimi. Ora potenziamoci un po' di roba che ci serve potenziare, raga. In realtà ci servono i livelli più che altro, quindi potenziamo un po' tutto. Le frecce, dai, potenziamoci anche un po' le frecce, che potrebbero esserci utili. E ragazzi, tra l'altro, ora voglio anche fare un'altra cosetta. Aspettate solo un secondo. Perché, Zerek, sai cosa voglio fare? No, sentiamo. Un nuovo livello, livello 5. Volevo, Zerek, volevo fare una bella cosetta. Aspetta. Adesso ti faccio vedere cosa volevo fare. Appena arriverò, raga, all'arena, non 5, ma... Aspettate solo un secondo, all'arena 6, anzi, o forse addirittura anche magari all'arena 7, non lo so, adesso vediamo. Comunque appena arriverò a un'arena bella alta fra, quindi tra, raga, fidatevi, pochi giorni, perché adesso inizio a tryhardare, tra pochi giorni ci arrivo. Zerek, io ti giuro fra che veramente, mamma mia, faccio uno di quei box opening da 27 miliardi di gemme, fra divento il più forte di tutto il mondo su Clash Royale. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like per fare altri video di questo tipo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando, entrate nel mio clan, appunto, di Clash Royale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi, pazzi, palazzi, bella.